sesto segretario del Partito Democratico tra i tre candidati in corsa, Renzi, Emiliano e Orlando, vedrà la luce domenica 30 aprile alla chiusura delle urne delle primarie. Nella provincia di Reggio Calabria saranno in funzione 82 seggi, di cui 14 nella città di Reggio Calabria. I seggi saranno aperti per accogliere gli elettori del PD dalle 8 del mattino fino alle 20 della sera, orario continuato. Potranno votare tutti i cittadini italiani che si dichiarino elettori del PD e accettino di registrarsi all'albo degli elettori, ma anche i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia e gli stranieri, in possesso però di regolare soggiorno. L'età minima per votare è 16 anni e a poche ore dalle primarie la Commissione per il Congresso ha definito le ultime regole. Nella polemica accesa degli ultimi giorni c'è quella sulla scarsa pubblicità che il partito ha dato alle primarie stesse, rilanciata ancora da Michele Emiliano e Andrea Orlando, gli sfidanti di Matteo Renzi. La sfida di queste primarie, specie in Calabria, in effetti sarà proprio quella della partecipazione e di come nel post primarie si vorrà ricostruire il Partito Democratico nei vari territori. Cosa verrà fuori dalle primarie del prossimo 30 aprile in Calabria? Sulla vittoria di Renzi non ci dovrebbero essere dubbi, considerato che alle pre-primarie calabresi avevamo assistito ad un boom eccezionale per Matteo Renzi, al 78,6% con 8.813 voti. Andrea Orlando in seconda posizione al 15,9% e Michele Emiliano al solo 5,3%. E considerato che allo stato solo Carlo Guccione ha palesato la sua intenzione di sostenere il ministro Andrea Orlando nella corsa per la segreteria. Mentre a sostegno dell'altro candidato, Michele Emiliano, allo stato attuale non sembra si siano manifestate adesioni di rilievo. Tuttavia, se dalle primarie e dunque l'area renziana in Calabria dovrebbe uscirne rafforzata, ciò non significa maggiore unità nei gruppi dirigenti calabresi, anzi, per certi aspetti, potrebbe venire fuori un quadro politico più complesso. Quello che sembra certo è che in Calabria, tra i sostenitori di Renzi, si posiziona il presidente Oliverio, oltre a Bruno Bossio, ma anche Bruno Censore, Vincenzo Insardà di Vibo, Sebi Romeo da Reggio Calabria, una grossa pattuglia di consiglieri dirigenti della provincia di Crotone, Pasqualino Mancuso, Francesco Severino e ancora Michele Drosi da Catanzaro. Ci sono poi i giovani renziani, a cominciare dal sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, dal sindaco di Pizzo, dal presidente del consiglio regionale Nicola Irto, fino al consigliere comunale di Cosenza Marco Ambrogio. Questa la mappa, questa è l'ipotesi. Ora bisognerà vedere cosa ne verrà fuori e quali tipi di alleanze saranno elaborate. La battaglia sarà durissima, anche perché la posta in gioco è molto alta. La tenuta della giunta regionale, l'eventuale rimpasto, i capilista e le candidature alle prossime elezioni politiche sono tutte sfide che sono sul tavolo. Comunque vada, dopo il 30 aprile lo scenario politico sarà profondamente mutato. Benvenuti a questa nuova diretta di Linea Aperta del venerdì, quest'oggi parleremo ancora una volta di politica regionale, lo faremo e ringrazio per essere qua con noi il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Sebi Romeo. Grazie. Grazie a voi per l'invito, buonasera. Onorevole Sebi Romeo, partiamo subito perché l'abbiamo visto dalla nostra scheda introduttiva, domenica le primarie ormai consuetudine del Partito Democratico. Io mi auguro vi sia una grande partecipazione, noi garantiremo in provincia di Reggio oltre 85 seggi, quindi la possibilità di votare in tutti i comprensori, in quasi tutti i comuni. Lo faremo con delle procedure trasparenti e dei seggi che rappresentano tutti i candidati che sono il Presidente della Puglia Michele Emiliano, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando e Matteo Renzi. Lo faremo con l'intento di una democrazia partecipata. Penso che questo sia un fatto poco sottolineato ma reale. Vedo tanti partiti che si esercitano sul web, tanti partiti che non hanno purtroppo un'organizzazione. Il PD punta a avere un consenso popolare anche nelle scelte che riguardano gli organismi dirigenti e questo, a mio giudizio, va sottolineato come fatto positivo per la democrazia e per il Partito Democratico. Stata una
Ma mia curiosità, perché poi è tipico delle vostre primarie, avviene sia in questo caso ma in generale, può votare anche per dare anche, non pubblicizzare, ma comunque dare informazioni sul voto? Possono votare sia gli iscritti che non iscritti? Come mai quindi questo allargamento della fascia? Perché appunto si tratta di primarie aperte ai cittadini. Naturalmente chi vota alle primarie del PD condivide i principi, l'ispirazione del Partito Democratico, che lo ricordo è un partito iscritto aderente al Partito del Socialismo Europeo, quindi fa una scelta di collocazione, però possono votare tutti i cittadini che hanno diritto al voto. Senta, questa è l'occasione anche perché non parliamo, diciamo, accenniamo solo anche un discorso dei tre candidati, ma al rapporto, perché ricordiamo tra i tre, oltre al ministro della giustizia conosciuto, ma abbiamo Matteo Renzi che era l'ex premier. I rapporti, qua entra in ballo anche la politica regionale, i rapporti, lei è molto vicino, oltre ad essere capogruppo del partito, molto vicino anche al presidente Oliverio nel rapporto personale. Che rapporti ci sono oggi con Matteo Renzi? Ma io distinguerei, cioè, il rapporto politico-istituzionale, naturalmente tu intendi, è un rapporto positivo. Noi abbiamo, da quando Oliverio ha vinto le primarie e le elezioni regionali, stabilito un metro di misura, che è quello della Calabria. Non a caso spesso Oliverio ripete la Calabria prima di tutto, perché abbiamo il dovere di governare nell'interesse dei calabresi. Quindi tutti i nostri rapporti sono misurati a una utilità per la nostra regione. E di oggi l'impegno formale del ministro De Vincenti a Cosenza sulla ZES per il porto di Gioia Tauro, questo ci fa dire che siamo sulla strada giusta. Cioè, cosa voglio dire io? Il problema non è il rapporto fra Romeo e Oliverio, Oliverio e Renzi e così via. La questione è cosa questa classe dirigente, cosa questi amministratori riescono o non riescono a fare per la Calabria. Su questo si misura l'impegno politico, cioè la capacità di cambiare lo stato delle cose. Da questo punto di vista anche la firma del patto per la Calabria, dove sono state stanziate ingenti risorse per le infrastrutture ad esempio, ha fatto crescere un rapporto positivo con Matteo Renzi. Senta, mi dà anche questo rapporto con Matteo Renzi per parlare di un'altra tematica molto attenta e molto, diciamo, sul quale voi avete puntato tanto il discorso, la materia. Parliamo di sanità, no? Io ricordo una sua dichiarazione proprio in vista, ricordo, del referendum, molto dura, nel senso: o ci ridate, riferendosi quindi al governo, la sanità, o noi punteremo i piedi e ci polemizzeremo col partito stesso. A distanza di 4-5 mesi, diciamo, i referendum sono stati a dicembre, oggi siamo ad aprile. Cosa dice Sebi Romeo in merito dopo quelle sue stesse dichiarazioni? Ma io continuo a pensarla così, il punto non è ridateci la sanità, il problema è che noi abbiamo un commissariamento che dura da oltre 6 anni e quindi il mio non è un riferimento all'attuale commissario ma all'istituto del commissariamento. Il commissariamento, dice la parola stessa, è un istituto che dovrebbe durare per una fase eccezionale, cioè si individua un problema, si decide che le istituzioni preposte non sono in grado di intervenire e risolverlo e si incarica appunto un commissario. Qui sono passati oltre 6 anni, per di più gli indicatori della sanità, dai LEA alla mobilità passiva, sono peggiorati. E quindi il commissariamento non è servito a dare dei servizi pubblici in sanità e anche privati, per la verità, migliori ai calabresi. Se è così, e purtroppo è così, bisogna chiudere la fase di commissariamento e consentire a chi è stato eletto democraticamente dai calabresi di, assieme agli operatori sanitari, assieme alle categorie, alle associazioni, a chi di medicina ne capisce, governare il sistema sanitario calabrese nell'interesse dei cittadini. Quindi non è una rivendicazione che noi facciamo per metterci le mani,
Anzi, mi pare che Oliverio, per quello che ha potuto nelle sue competenze, al di là del piano del rientro, ha dimostrato di non intendere le nomine in sanità come l'occupazione del potere. Noi abbiamo ASP, direzione ospedaliere, affidata a persone competenti, tecniche, non certo figlie di una cultura lottizzatrice in sanità. Quindi, da questo punto di vista, io penso che sia urgente. Il governo ha già posto il problema, è stata approvata una norma che consente il riaffidamento ai governatori della sanità, sarà sicuramente conseguenziale, altrimenti il problema non è né di Oliverio né del governo, è il problema dei cittadini, cioè così non si può andare avanti. Noi abbiamo dei servizi sanitari che non sono degni di questo nome. Senta, e questo botto e risposta, queste diatribe poi in merito alle sanità interne fanno male al calabresi stessi? Abbiamo visto sui giornali, sono di questi giorni, il botto e risposta tra Fatarella e il commissario Scudast, sto decreto passa o non passa, al di là poi dei tecnicismi che non ci sono. Questo botto e risposta fa bene? Non fa bene il botto e risposta, ma non è più un botto e risposta, utilizzo il tuo termine per comodità, fra Fatarella e l'ingegnere Scura. È andato oltre, è un dissenso fra il governo e l'ingegnere Scura. Cosa intende in questo senso? Intendo che il governo si è espresso, ha detto che la regione ha ragione e che bisogna riscrivere il decreto. Urbani non lo ha mai firmato, mi piace ricordarlo, e quindi l'ente che ha nominato il commissario ha smentito il commissario. Quindi non c'è un botta e risposta, c'è una chiara presa di posizione da parte del governo, quindi anche su questo io immaginavo il commissario, insomma, assumesse una posizione più decorosa rispetto a queste questioni, ma sempre nell'interesse dei calabresi. Noi abbiamo bisogno dei medici, abbiamo bisogno di fare le assunzioni e la regione si batte affinché vi siano le assunzioni e vi sia un decreto adeguato alle necessità. Senta, abbiamo parlato di sanità. Io vorrei, se la regia manda poi il contributo, perché diciamo che è una novità, visto che parliamo d'ora del territorio Locride, ma riguarda l'intero territorio, è una novità proprio di ieri. Parliamo del distretto culturale. Sentiamo il servizio e poi torniamo in studio. Ha avuto luogo ieri la prima riunione preliminare con la Regione Calabria per dare forma al distretto culturale della Locride. Si tratta di un progetto che prevede la nascita di un itinerario turistico-culturale su cui si cercherà di costruire una prospettiva di rilancio del territorio da qui ai prossimi 20 anni. Il territorio della Locride, in effetti, è caratterizzato dalla forte integrazione e complementarietà tra mare e montagna. Presenta un patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale tra i più suggestivi e ricchi della regione, con un potenziale di attrazione sicuramente di livello internazionale. La zona costiera, anche se oggetto di una pressione turistico-insediativa non particolarmente qualificata e rispettosa dei caratteri paesaggistici delle valenze ambientali dell'area, che poi di fatto ne hanno limitato le potenziali alla scala locale, tuttavia fortunatamente conserva ancora ampie zone del litorale e della fascia agricola al suo interno, che mantengono caratteri di integrità. Più all'interno i nuclei storici, ubicati prevalentemente sulle pendici delle valli che fiancheggiano le fiumare, con i loro sbocchi e con un andamento variato in cui diversi rami si intrecciano e scendono verso il mare, si pongono come posto tra l'inestimabile contesto paesaggistico del Parco Nazionale dell'Aspromonte e di quello regionale delle Serre. Nella Locride, accanto alle eccellenze di assoluto rilievo nazionale e internazionale collegate alle risorse archeologiche superstiti della Magna Grecia e dell'epoca romana, sopravvivono importanti e diffuse testimonianze storico-artistiche e architettoniche della cultura e della spiritualità del periodo bizantino e normanno. Di alto profilo sono anche le valenze ambientali, in particolare nel territorio compreso tra il Parco dell'Aspromonte e le Serre, per la varietà dei paesaggi e degli ambienti che costituiscono un'importante ricchezza sia dal punto di vista dell'ecosistema, sia delle opportunità da valorizzare. Onore
Manuel Sabiromeo, una novità proprio di ieri, questo distretto culturale. Che cos'è? Il nostro servizio al telegiornale ha dato un'idea molto generale di quello che è stata la conferenza di ieri. Ieri abbiamo al Dipartimento Turismo, assieme al Dipartimento Politiche Comunitarie, incontrato l'Associazione dei Sindaci della Locride, la direttrice del Polo Museale, il presidente del Parco dell'Aspromonte, per stare attorno a un'idea che è quella della costruzione dal basso di un insieme di iniziative strategiche per la Locride. La Locride non più come bacino di voti, lo ha detto spesso Mario Oliverio, ma semmai come bacino di consenso. E il consenso noi vogliamo costruirlo attorno ad interventi mirati a valorizzare le capacità, le risorse culturali, paesaggistiche, naturali, architettoniche, quindi del turismo in generale, di questa strepitosa, meravigliosa terra. La Locride è un tratto di terra bellissimo della Calabria e del Mediterraneo, che finora, anche per responsabilità dello Stato, della politica, delle diverse amministrazioni, non ha utilizzate in maniera adeguata. E allora noi abbiamo ragionato della possibilità di farlo. Faccio qualche esempio: le produzioni tipiche insieme al polo museale, la Cattolica di Stilo e la Villa Romana di Casignana dentro un unico circuito turistico. Il tutto con una regia pubblica e privata, con gli attori della Locride protagonisti e con un processo che parta dal basso. Non un'idea, un finanziamento a pioggia calato dall'alto, no, ma i soggetti, gli albergatori della Locride, protagonisti della politica per il turismo, insieme alla regione che coordina queste politiche e mette a disposizione anche delle risorse. Il presidente Oliverio ha detto: costruitela. Questa è un'idea che nasce da un incontro che l'anno scorso abbiamo fatto con i sindaci della Locride, che ci hanno chiesto di ripescare il distretto culturale che era stato pensato al ministro Rutelli nel 2007. L'abbiamo fatto, adesso lo praticheremo, però con il protagonismo dei comuni, delle associazioni, degli attori sociali di questo territorio. Io penso che si possa dare una svolta a questo territorio con politiche non più assistenziali, ma invece con una visione ampia, strutturale, strategica dello sviluppo di questo comprensorio. Saranno quindi dei veri e propri bandi. Io però ricordo qualche mese fa, non ricordo bene il periodo, ma comunque eravamo a Caulonia per quanto riguarda il ponte sull'Arlo. Io ricordo il presidente Oliverio che proprio agli amministratori stessi, in virtù, non lo so, anche dichiarazione, parlava di come i fondi fossero stati, i fondi comunitari fossero stati sbloccati dalla regione. Diceva agli amministratori: concertiamo il tutto, sediamoci assieme, perché molto spesso, e questo lo noto anche per il lavoro che faccio, molto spesso gli amministratori o non sanno o non hanno dei tecnici, cioè molti bandi vengono persi per questo motivo. Cioè, ci sarà una sinergia? Ci sarà qualcuno che aiuti questi amministratori? Assolutamente sì. Io una lancia nei confronti degli amministratori della Locride la spezzo, perché quale? Hanno una buona cultura dello stare insieme e affrontano delle difficoltà tipiche di tutti i comuni italiani. Naturalmente le difficoltà per un comune della Locride dentro questa crisi raddoppiano. E allora la regione già ha continui rapporti di scambio di tecnici, di intelligenze, di risorse umane con i comuni locridei, ma con questo intervento del distretto culturale noi andremo anche oltre, perché immaginiamo di attrarre dei capitali anche dall'estero e di attrezzare una svolta storica per la Locride, di farne un momento un'opportunità e di farlo per tutta la Locride, non per il comune che è amico mio, amico di Zio, no, dentro una visione che va da Brancaleone a Stilo, lo dico per comodità, per parlare dell'estensione di questo comprensorio, che valorizza le sensibilità
dei diversi comuni, dei diversi comprensori, in un disegno unitario di sviluppo di un territorio. Ecco, che parla alla cultura, che parla al turismo religioso, che discute con il Vescovo di Locri, che è una persona meravigliosa, sempre attenta alle esigenze di questo territorio, che parla dell'istruzione. Quante volte noi abbiamo sentito anche il procuratore Gratteri dire attenzione, non basta la repressione, dobbiamo investire in istruzione. Noi abbiamo immaginato anche una legge che dia l'istruzione totale, diciamo così, per comunità H24, alle bambine, ai ragazzi. Se non sbaglio, scusi, la interrompo, questa è una novità. Sì, la depositiamo in commissione fra qualche giorno, alle ragazze e ragazze della Locri di formarsi in continuazione, di istruirsi, perché questo contribuirà naturalmente al riscatto di una terra attraverso la cultura. Ecco, è un'idea complessiva che guarda a questo territorio e guarda al dovere che ha la regione, che ha la politica, che hanno le istituzioni di costruire una svolta fondata sul lavoro, sulle opportunità per i privati. Ci sono, noi abbiamo realtà produttive, albergatori che sono stati sul palcoscenico. Ma anche ha fatto i complimenti. Ma perché sono il fiore all'occhiello per la Calabria. Noi abbiamo avuto aziende di questo territorio che hanno fatto fare un figurone alla nostra regione e sono motivo d'orgoglio, e sono giovani imprenditori che devono avere un'opportunità e noi dobbiamo garantirgliela, questa è l'ispirazione. Una cosa però gliela chiedo, insieme a questo progetto, perché a quanto ho potuto capire riguarda quindi l'intero territorio, quindi i comuni dovranno operare assieme, non per distretti come in alcuni progetti, se non sbaglio anche i PIG stessi si raggruppavano tra di loro. C'è bisogno che lavorino assieme dentro un'idea complessiva. Faccio un esempio: la Cava, Perri, Strati, Corrado Alvaro, noi abbiamo in 20 chilometri scrittori apprezzati, Corrado Alvaro più conosciuto, gli altri meno. Coniugare la loro opera sulla cultura e metterla in sintonia con le produzioni del loro territorio e fare un'operazione che mio amico Maurizio Baggetta chiama l'hotel della cultura, non un hotel con le camere, ma insomma è un fatto che può portare a una produzione importante per questo territorio, che valorizzi il polo museale. Noi abbiamo coinvolto la direttrice, che ringrazio per l'attenzione, e valorizzi le cascate di Bivongi insieme, la produzione dello stocco di Mammola o il caciocavallo di Ciminà. Le eccellenze di ogni comune. Ma noi abbiamo eccellenze, tantissime eccellenze in questo territorio. Ce l'abbiamo, abbiamo chiese che sono abbandonate, abbiamo la Cattolica di Stilo, abbiamo l'antica Kaulon, cioè noi potremmo continuare veramente per ore. Cioè, la Locride è ricca di bellezze e queste bellezze vanno valorizzate. È importante per la Locride, è importante per la città metropolitana, è importante per la Calabria, è importante per l'Italia, perché noi dobbiamo dire con forza, ma farlo vedere le bellezze che abbiamo, e sono anche un'occasione di sviluppo, perché lo sviluppo tu nella Locride ce l'avrai soltanto se utilizzerai i doni che hai avuto dalla natura, altrimenti parlerai sempre di uno sviluppo così parolaio ma non concreto. Per non essere parolai ma concreti e dare anche l'entità di quello che sarà, lei mi fa parlava anche di cifre, quant'è che verrà destinato a questo distretto culturale, quindi al territorio? Questo noi lo stabiliremo dopo la prossima riunione, che sarà attorno all'8-9 maggio, perché il principio che ci ha guidato è stato quello di rovesciare la cultura che ci ha portato ai disastri attuali. Tu prima avevi un sistema che diceva, vabbè, stanziamo 100 e finanziamo per 100. Poi la spesa, la non spesa, l'utilità, gli interventi erano più o meno regolati dai rapporti amicali, non voglio dire clientelari, con il sindaco, l'amministratore, l'impresa di turno. No. Noi abbiamo chiesto al territorio di costruire insieme, dentro questo progetto, quindi la vocazione turistica, valorizzando la natura, tutte le cose che abbiamo
il paesaggio e così via, i beni architettonici e culturali che abbiamo, individuare la costruzione di un percorso su queste cose qui, la valorizzazione di tutti questi siti, la loro messa in rete e dopo la quantificazione. Perché il Presidente Oliverio ci ha detto fate poi una parte dell'agenda comunitaria, delle risorse comunitarie saranno adibite a queste idee e questi progetti, che però partono dal basso. Ma diciamo sarà un'inversione, una grossa inversione assoluta, di tendenza. Culturale prima che amministrativa, ma sarà un impegno importante, perché ovviamente non immaginiamo di farlo con 1 milione di euro, sarà molto di più. Ma sarà quantificato, sarà un abito cucito su misura degli interventi che il territorio ci stimolerà. Noi lo abbiamo voluto rappresentare con il Parco Nazionale dell'Aspromonte, perché ha dimostrato un'attenzione, il professore Bombino, vera a questo territorio, con l'Associazione dei Sindaci, perché i sindaci rappresentano tutti i comuni, quindi con gli albergatori, perché l'impresa turistica della Locride sta al centro, un progetto che parla di turismo, non potrebbe essere altrimenti, ma ovviamente ne parleremo con il Vescovo, abbiamo rapporti continui, noi vogliamo ascoltarlo e capire da lui quali sono le indicazioni, e poi lo faremo anche con il contributo delle forze politiche che riterranno di volerlo dare. Senta, mi scusi la vena un po' quasi polemica, ma non polemica giustamente con lei, ma parlare di turismo a fronte, lo abbiamo visto anche dagli ultimi dati, anche quest'anno, a fronte di zone, territorio che pecca tra le bellezze turistiche, abbiamo il mare, pecca di depurazione, non, dobbiamo guardarci in faccia, certo, e parlare, dire le cose col proprio nome, effettivamente ci sono aiuti regionali, io so che molto spesso le regioni, non solo quella con lei diciamo, al governo, al diciamo, al consiglio regionale o comunque con la presidenza Oliverio, hanno stanziato dei soldi, molto spesso gli amministratori li utilizzano male. Cosa c'è di impegno regionale della regione, dell'amministrazione Oliverio per quanto riguarda la depurazione? La depurazione fa parte degli interventi che riguardano l'ambiente e quindi ci metterei la depurazione e la differenziata. Ogni comune ha avuto la richiesta di una scheda circa il funzionamento del depuratore d'ambito o comunale, insomma che sia, e ogni comune ha avuto o avrà, dipende dai tempi, il finanziamento per farlo funzionare. Io vorrei ricordare che l'anno scorso noi casi di mare sporco, per esempio su questo territorio, non ne abbiamo avuto. Questo è dovuto a una importante azione che si fa. E questo riguarda anche la pulizia dei siti. Noi ormai siamo abituati a non avere addensamenti di rifiuti per le nostre strade. Il territorio generalmente è più pulito. Ovviamente l'incentivazione differenziata è un fatto importante, non l'abbiamo finanziata, è stato fatto un bando, hanno partecipato i comuni e comunque dal 9% siamo passati già a oltre il 30% sulla differenziata. Quindi vi sono dei risultati. Ovviamente i risultati si vedono con il tempo, che non è una variabile indipendente. Il tempo è necessario. Non faccio riferimenti polemici al passato. Però noi non abbiamo rilevato il governo dell'Emilia-Romagna o della Toscana. Noi siamo subentrati per di più dopo un anno dalle dimissioni del precedente governatore, che non siamo subentrati a scopelliti. Siamo subentrati un anno dopo le sue dimissioni e quindi c'era una regione che insomma era parecchio ferma, diciamo. Per cui abbiamo avviato un'opera intanto di bonifica, di riorganizzazione e poi di rilancio. Ma se non facevi la bonifica e la riorganizzazione, non facevi il rilancio. Siccome non amministriamo per il voto in più, ma per costruire un futuro per le nostre comunità, non possiamo avere l'assillo della risposta, diciamo, immediata, non che non sia necessaria l'immediatezza quando è possibile, ma è necessario il cambiamento. Il cambiamento si fa con delle fasi che sono quelle che io ho detto prima. Per esempio, nel distretto culturale, gli insediamenti religiosi,
la cultura letteraria del nostro territorio saranno valorizzati. Ovviamente tu hai bisogno di farci un lavoro. Potevi fare un bando e dire qua ci sono 500.000 euro per 40 sagre paesane. No, perché non servono più. Arrostire la salsiccia, diciamo, per strada non serve al turismo, spesso non serve nemmeno alla forma fisica e non serve nemmeno al gusto. La salsiccia sarà arrostita ugualmente, però, ma noi faremo delle cose che hanno un valore, un significato, che attrarranno, perché i capitali pubblici vanno utilizzati per questo. Senta, abbiamo parlato di depurazione, ha accennato e ritorneremo, perché ritengo anche l'importanza di Giovanni, lei ha parlato di e ha accennato anche al pensiero di Gratteri ed è combinato a quello che in questi giorni ha avuto una risonanza nazionale, no? La costruzione di un campo, la ristrutturazione del campo di calcio a San Luca, quindi per i giovani, no? Assieme a questo, quindi l'istruzione, lo sport e delle attività anche per il territorio. Parliamo appunto in questo senso di attività per i giovani e possibilità. Lo Stato ha donato a San Luca un'opera pubblica importante. Quest'opera andrà preservata. Noi dobbiamo dimostrare che a San Luca, come in altri comuni d'Italia, si può praticare lo sport, amare le opere pubbliche, custodirle, perché devono servire alla propria comunità. E io so che a San Luca questo è possibile, perché San Luca è abitata da persone laboriose e per bene, che rivendicano il diritto a un futuro diverso. Questo deve fare lo Stato. E le opportunità, vedi, la Locride è il simbolo del fallimento dello Stato. Lo Stato su questo territorio spesso ha esercitato delle funzioni sacrosante di repressione, insomma, ci mancherebbe, ma accanto a quelle funzioni lì, affinché si liberi questo territorio, c'è bisogno di esercitare anche altre funzioni, che sono le funzioni di sviluppo. E lo sviluppo si fa con un nuovo ciclo di politiche pubbliche e di investimenti, in una stagione ragionata naturalmente di investimenti, con quella cultura che dicevamo prima, e si fa con il coinvolgimento della popolazione, degli enti locali e la valorizzazione delle risorse che ci sono qui nella Locride, e sono tante, e sono tante. Le opportunità per i giovani verranno da lì, perché quando tu incentivi il turismo, attrai i capitali dall'estero, è chiaro che metti in moto un'economia che altrimenti non sarebbe più capace di dire. Noi abbiamo la crisi, perché abbiamo la crisi? Perché cosa produciamo nella Locride? Possiamo immaginare di vivere ancora con la forestazione che va comunque rilanciata o con l'industria che non esiste? Noi o con il pubblico impiego che insomma conosce una contrazione? No, noi dobbiamo immaginare il futuro di questo territorio con l'utilizzazione delle vocazioni naturali di questo territorio. Questa è la sfida. Io volevo farle una domanda per chiudere il turismo e parentesi Locride, anche perché volevo andare su alcune altre tematiche, però mi ha dato due battute che le ho colte. Lei ha detto che la forestazione va comunque rilanciata, a fronte anche negli anni a delle polemiche, ricordiamo anche le inchieste delle Iene stesse che parlano di una Calabria dissennata con forestali, diciamo una grossa spesa, e lei cosa dice in merito? Che è un luogo comune. Luogo comune? È evidente che è un luogo comune, perché abbiamo un gran numero, dice, rispetto al lavoro che si produce. Ma guarda, i forestali si sono ridotti notevolmente negli anni e sono, se ci fosse un piano di rilancio che il generale Marigiò sta facendo con coraggio e con bravura, del ruolo dei forestali sarebbe anche insufficiente il numero degli addetti. Perché gli operai forestali, che per esempio hanno benissimo lavorato al campo sportivo di San Luca, io colgo l'occasione per fare un plauso al distretto di Calabria Verde e Bovalino, che ha contribuito a consegna di un'opera importante,
se vengono utilizzati in un rapporto con il territorio, quindi un investimento sulle politiche di prevenzione del dissesto e di cura del territorio e di manutenzione, gli operai non bastano mai. Ovviamente se non li utilizzi, e però vanno anche messi nelle condizioni. Per cui potrei fare... È assolutamente un luogo comune. Naturalmente vanno messi a lavorare, ma devono avere anche le condizioni, e su questo noi ci stiamo lavorando, e devo dire che il nuovo corso che Oliverio ha voluto per Calabria Verde inizia a dare i propri frutti, perché Mario Gio è uno che ha un'idea del rilancio. Anche qui non è che tu arrivi a Calabria Verde e la cambi in 2 anni, perché oggi è un luogo comune, ma c'è una storia, insomma, non felice della forestazione in Calabria, non nella Locride però. No. Senta, chiudiamo parentesi turismo, una battuta veloce, anche perché il Partito Democratico locale, ma anche lei molto spesso è stato presente a queste riunioni, si è preso carico, mi riferisco alla segretaria del PD Maria Teresa Fragomeni di Siderno, del lungomare, visto che parlavamo di turismo sidernese. A che punto è? Che situazione c'è là? Ma l'impegno che la segretaria di Siderno assunse all'epoca del danneggiamento a causa della calamità del lungomare è stato tradotto da una delibera adottata dall'assessore ai lavori pubblici del tempo, che era Nino De Gaetano. Vennero stanziati 3 milioni e oltre di euro, poi toccava al comune la progettazione. So che ci sono stati un po' di problemi tecnici che mi auguro il comune possa risolvere, dopodiché noi siamo pronti, le risorse ce le abbiamo messe, attendiamo il comune di Siderno. E noi lo speriamo. Senta, io ho avuto settimana scorsa, tranne la pausa dedicata appunto allo speciale che abbiamo realizzato a San Luca, 2 settimane fa il capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia, Alessandro Nicolò. Oggi ricordo che già da ieri è in vigore per le amministrative la par condicio. Per par condicio, visto che si usa sempre questo termine, ho voluto lei ospite. Nicolò in trasmissione, come lo è stata anche la settimana prima, Banda Ferro, ospitano in studio, ha un po' criticato, dice, quel report che Oliverio aveva pubblicizzato, comunque comunicato in conferenza stampa, dove lui parla, dove il presidente appunto elencava tutto ciò che aveva fatto, dice, una regione immobile, l'hanno definita entrambi. Lei cosa risponde? Io li rispetto, i miei colleghi. Tra le altre cose, penso che l'ingresso di Vanda Ferro in consiglio regionale non colori soltanto di rosa l'assemblea di Palazzo Campanella, ma dia una voce importante a un pezzo della Calabria. E tuttavia io li inviterei a parlare della realtà. Spesso sono marziani, perché sembrano venire da Marte e accorgersi che c'è la Calabria, poi magari però l'hanno governata e ce l'hanno lasciata in queste condizioni qui. È curioso, vedi, perché è come se tu vai al bar, consumi e il conto lo chiedono a un altro. No, il conto deve pagare chi consuma. Loro la Calabria hanno consumata e sono stati anche giudicati per questo. Dopodiché Oliverio ha fatto un report che introduce una cultura amministrativa sconosciuta alla Calabria, perché ha voluto rendere conto delle cose fatte. Ha detto apriremo una nuova fase, ne dobbiamo fare altre, ha riconosciuto insomma la complessità della situazione. E io vorrei ricordare però che noi non avevamo il piano dei trasporti e che un bravo assessore tecnico gratuitamente ha consegnato alla Calabria dopo decenni un piano regionale dei trasporti. Non avevamo il piano dei rifiuti e oggi noi abbiamo il piano dei rifiuti. Non avevamo una legge, piano dei rifiuti a discariche zero. Sono scelte anche coraggiose, diciamo. Non avevamo una legge urbanistica e abbiamo una legge urbanistica a consumo del suolo zero. Non avevamo una riorganizzazione degli enti in house di tutta la miriade di comitati vari che servivano
alimentare le clientele di turno e l'abbiamo riorganizzata. Noi abbiamo sciolto e messo in liquidazione tantissimi enti inutili per la Calabria, portato risparmi notevoli, milioni di euro per la regione, accorpato i dipartimenti regionali, fatto la prima rotazione dei dirigenti che la Calabria abbia mai conosciuto, anticipato con gli interventi del presidente Oliverio anche operazioni di polizia volute dalla magistratura, Calabria Etica, la protezione civile. Ricordiamo questo della protezione. Ma Carlo Tanzi è lì perché Oliveri ha voluto imporre una svolta alla protezione civile. Quindi io sarei più cauto nei giudizi e invece baderei a come un consigliere regionale può dare una mano alla Calabria. Questo noi dovremmo farlo tutti insieme, non c'è in questo una distinzione. E siccome io, ripeto, li stimo per davvero i miei colleghi, li inviterei ad abbandonare il ruolo di marziani e a tornare terrestri, in questo caso calabresi. Rimbocchiamoci tutti le maniche e lavoriamo per il nostro territorio insieme. Questo è. Santa, così chiudo anche il gossip della politica. Ha ribadito, Vandaferro dice, a distanza di un anno, proprio qua in questo studio, dice: ribadisco quello che ho detto in campagna elettorale, sono tutti assieme, oggi anche chi continua ad appoggiare, quindi in consiglio Mario Oliverio, un insieme di forze scoordinate, ecco, lo diceva in campagna elettorale, tipo messe assieme tanto per avere il consenso. In questo caso l'hanno avuto, ma in comune non hanno niente, perché di fatto la maggioranza stessa è molto frantumata. Ma io... Caravan Servaglio, mi sembra, un pullman, non ricordo bene la frase che ha utilizzato. Lei sorride, però l'ha dichiarato. Diciamo... perché penso che Wanda abbia fatto una battuta, nel senso che, vedi, il centrodestra nell'assemblea regionale non è unito in un gruppo unico, ma in più gruppi. La stessa Ferro ha aderito al gruppo misto, dove ha trovato altri colleghi. Secondo lei perché? Visto che non parla male dei colleghi, però è un politico ormai da tanti anni. Sì. Teorie politiche si fanno. Perché secondo lei? Lei dice perché per queste tecniche. Ma la tecnica però è sostanza in questo caso, perché mi pare che noi abbiamo lì la Casa delle Libertà, sì, Forza Italia, il gruppo misto, poi c'è NCD, insomma, che anzi Alternativa Popolare. Quindi prima di parlare alla maggioranza, loro dovrebbero decidere di fare, insomma, una politica. Io dico per loro, naturalmente, perché a noi sta anche bene così, soprattutto dico per la Calabria. Detto questo, la maggioranza che governa la regione Calabria, perché non voglio sfuggire all'osservazione di Vandaferro, in tutti i consigli regionali ha aperto i lavori e chiuso i lavori con l'approvazione dell'ordine del giorno. Ha votato il bilancio, i diversi provvedimenti e non è mai andata sotto in aula. Una maggioranza che quindi consegue i risultati d'aula. Per cui io non so su cosa si fondi, diciamo, la nostra divisione. Vi sono delle differenze, ma le differenze sono poi sintetizzate nell'appoggio al progetto di cambiamento di Mario Oliverio. Non saprei dirti perché lei dice, insomma, questa divisione, ma è arrivata da poco, insomma, potrà rifarsi un'idea. Dice però ha studiato da privatista. Senta, tra le varie cose che in questo ormai anno, o più di un anno ormai, tiene banco, ogni paio di mesi poi ritorna la domanda: ma Oliverio farà la nuova giunta, questa giunta tecnica che molti non vogliono, anche dalla stessa Ferro, anche in trasmissione, diciamo, più che tecnici, di arriviamo ai consiglieri. Che situazione c'è al momento? Perché si parla sempre di questo rimpasto. C'è o non c'è, per quanto ne sa lei? Ci sarà? Io penso che il rimpasto noi non lo faremo mai, se vuoi la mia opinione. Perché Oliverio non è Crocetta. Ha fatto più giunte dei mesi di legislazione, cioè, no, non è così che funzionano le cose, sarebbe un problema. Noi abbiamo fatto il report,
Abbiamo detto le cose che sono andate bene, tante, quelle che abbiamo fatto, quelle che ci sono da fare e che è necessario fare. I consiglieri regionali e il Presidente hanno già discusso della necessità di fare alcuni adeguamenti. Questi riguardano la struttura burocratica come la Giunta e Oliverio ha il mandato pieno dei consiglieri di fare le sue valutazioni, che farà nell'interesse della Calabria. Ma se immaginiamo rimpasti, gente che tira la giacchetta, cose, non esiste. Esiste un Presidente di Regione che insieme alla sua maggioranza valuta alcuni settori, vede che vi sono alcune difficoltà e nell'interesse della Calabria corregge la rotta e quindi può fare degli adeguamenti, mettiamola così, può fare degli adeguamenti e poi li farà nella sua autonomia e nella sua idea di governo della regione. Senta, prima di lasciarle ricordare, ecco, ricordare, concludiamo poi per come abbiamo anche iniziato, parlando appunto di queste primarie, ricordiamo domenica 30 dalle, se non sbaglio, ma lo ha detto anche nella nostra scheda, quindi il nostro servizio, anzi lanciamo il servizio di come si vota, così diamo un po', ecco, di giusta e corretta anche informazione su cosa si farà. Domenica 30 aprile si terranno le primarie del Partito Democratico per l'elezione del segretario e dell'Assemblea Nazionale. Migliaia di seggi in tutta Italia saranno aperti dalle 8 alle 20. Possono votare i cittadini e le cittadine italiane che abbiano compiuto 16 anni e i cittadini dell'Unione Europea e di altri paesi residenti in Italia che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico. Ci si può registrare online entro le ore 12 di giovedì 27 aprile 2017 sul sito primariepd2017.it. La preregistrazione online è obbligatoria per tutti coloro che non sono iscritti alle liste elettorali, i giovani tra i 16 e i 18 anni, i cittadini europei residenti in Italia e i cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno o della ricevuta con la richiesta di rinnovo. La preregistrazione è obbligatoria anche per chi intende votare in una provincia diversa da quella di residenza. Per trovare il seggio in cui votare, basta inserire il numero di sezione elettorale e il comune di residenza nell'apposito spazio sul sito primariepd2017.it oppure chiedere al circolo PD più vicino. Per votare, basta andare al proprio seggio con un documento d'identità e la tessera elettorale e, se non iscritti al PD, versare un contributo di almeno 2 euro. Chi non è iscritto nelle liste elettorali o vota fuori sede dovrà presentare la copia della preregistrazione insieme al documento d'identità o al permesso di soggiorno. Per scegliere il segretario del Partito Democratico è necessario barrare sulla scheda una lista collegata al candidato prescelto. Primarie PD. La democrazia è qui. Bene, abbiamo visto come si vota, quindi per dare informazione ricordiamo l'intera giornata di domenica. Come Sebi Romeo, abbiamo parlato già di queste primarie, diciamo un sistema anche di democraticità che ormai da sempre è convalidato per quanto riguarda il vostro partito. Sebi Romeo darà indicazioni in merito? Ma io, diciamo, dispongo del mio voto, ovviamente, quindi anche, mi sono già confrontato, diciamo, in questi mesi, insomma. Il gruppo dirigente della Federazione di Reggio è orientato a sostenere la mozione di Matteo Renzi, assieme al Presidente Oliverio abbiamo fatto in questa direzione una valutazione per la Calabria, che io ho già spiegato. Personalmente non sono renziano né lo diventerò. Lo abbiamo visto in questi anni. Diciamo no, ma al di là non ho nemmeno il fisico, ho colleghi molto più capaci da questo punto di vista. A questo congresso sosterremo la mozione di Matteo Renzi, ma dentro una visione complessiva del partito. Vedi, Orlando, Emiliano, tutti i dirigenti che lo vorranno fare, i militanti, devono avere spazio. Il partito non è di Sebi Romeo, di Nicola Irto e così via, il partito è di tutti e noi dobbiamo renderlo aperto e contendibile.
e soprattutto dobbiamo farne uno strumento utile al cambiamento della società. Io vedo un partito radicato, collocato nella famiglia del socialismo europeo, attento alle fasce sociali più deboli, al mezzogiorno, è un partito che cambia. È un partito che abbia anche nuovamente attenzione alla politica delle alleanze, perché noi siamo un soggetto politico importante, ma non dobbiamo scadere nella autosufficienza, perché autosufficienti non siamo. Noi siamo importanti, ma non siamo tutto. Con chi vi vedreste, visto che parlava di alleanze, come vicinanza, diciamo, di orientamento? Ma intanto noi dobbiamo costruire nella società un'alleanza con diversi soggetti sociali. Parlare con i corpi intermedi, dialogare con gli enti locali in generale, quindi, perché siamo una forza di governo riformista. E poi, a mio giudizio, non possiamo guardare nello schieramento moderato. Poi su questo dovremmo approfondire, però, perché io non ho una concezione classica o comune di guarderei a tutti quei soggetti che stanno comunemente nel centrosinistra. Anzi, tornerei a fare una politica di centrosinistra, perché il centrosinistra, l'Ulivo, sono stati la migliore stagione non soltanto di governo del nostro paese, ma anche come richiamo alla coesione sociale, che è importante per le nostre realtà. Non è tornare indietro? No, è guardare avanti, perché è un progetto che guarda al futuro. Tornare indietro è avere partiti separati l'uno dall'altro e fare inciuci, grandi accordi. Quello è tornare indietro, quello non serve al paese. E la chiarezza nello schieramento politico invece serve. E poi il dialogo, ma alla luce del sole. Accordi prima. Io ringrazio il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Sebi Romeo, per essere stato con noi, ospite di Linea Aperta. Grazie e buon lavoro, buon impegno politico. Grazie. E a voi, come sempre, do appuntamento con Linea Aperta venerdì prossimo. Vi ricordo sempre la nostra la diretta, ovviamente il canale 85 per quanto riguarda la diretta regionale, ma la diretta streaming per coloro che fossero fuori regione. E poi da questa edizione anche la diretta in contemporanea a Facebook. Vi ringrazio anche per i numerosi commenti che lasciate durante appunto la nostra diretta. Ci stiamo attivando, questo ve lo anticipo, con qualche sistema per rendervi attivi voi della diretta Facebook. Tra qualche settimana vorrei anche interagire in diretta con voi. Grazie e buonanotte a tutti.